Conferenza stampa Federico Giraudo, iniziamo con Consolato CCU Stretto Web. Buonasera, faccio la stessa domanda a Caldo che ho fatto al mister, anche se tu insomma già c'eri qui l'anno scorso, quindi conoscevi più o meno l'atmosfera del Granillo. Che serata è stata anche al di là della partita come atmosfera? Quindi un tuo commento a caldo, visto che ancora insomma siamo a caldo. E poi vabbè, ovviamente ritornavi titolare dopo tanto tempo, sei stato praticamente impeccabile, hai spinto meno di Pierozzi, probabilmente era anche una scelta perché tu sei un po' più difensivo, però avevi insomma anche il Genoa attaccava molto di più da quel lato, però insomma dietro sei stato perfetto, quindi un tuo giudizio anche sulla prestazione. Sì, allora, innanzitutto è stata veramente una serata speciale, una serata una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare, una di quelle partite dove senti già da tutto il giorno che sei in ritiro, senti un'atmosfera diversa dalle altre, perché era un match veramente sentito, importante, sapevamo che sarebbe stato lo stadio pieno, che ci avrebbe spinto, e quindi oggi non passava più veramente la giornata, è stata lunghissima, però che bello dare una gioia così grande ai nostri tifosi, e penso che veramente sia stata un'ottima partita da parte di tutti. E per quanto riguarda me, sì, tornavo titolare dopo un po' di tempo, quindi ho pensato a badare al sodo, a fare le cose semplici, e quindi che secondo me sono anche diciamo le cose più difficili, no? Perché uno magari dopo tanto tempo che sta fuori vuole straffare, vuole cercare, e invece sono contento della mia prestazione, ma ovviamente scontato dire che sono strafelice della vittoria, e era una vittoria importante che secondo me oggi ci dà un'ulteriore consapevolezza dei nostri mezzi che forse prima a tratti avevamo, specie all'inizio, poi dopo queste alcune battute d'arresto abbiamo un po' smarrito, e oggi invece secondo me ci dà veramente grande spinta per il proseguo. Tonino Massara, Febbea. Naturalmente complimenti per la partita, per la prestazione. Mister Inzaghi a inizio campionato l'ha sempre detto: per me vince il team, vince la squadra, tengo tutti sulla corda, però durante il campionato lo sta dimostrando, quindi si entra e si esce, siete tutti titolari. Ecco, è proprio vero che ve lo dice all'ultimo chi scenderà in campo, cioè appena prima di scendere in campo, e quindi questo vi fa del bene, vi stimola, oppure a volte vorreste saperlo prima, ecco, con quale spirito si entra in campo, e soprattutto lo spirito della squadra, che se siete un team ovviamente si vince di squadra. Esatto, ben detto. E sì, il mister veramente non fa capire mai fino all'ultimo chi possa schierare, però secondo me quello che ci dice sempre, che avendo un gruppo di così tanti giocatori che comunque si equivalgono, lui potrebbe farla ad occhi chiusi la formazione, ci dice. E sicuramente io lo ringrazio veramente, perché penso che oggi dare fiducia a un ragazzo che non giocava da un po' di tempo sia un grosso attestato di stima, e quindi lo ringrazio, mi fa molto piacere, e quindi sì, per ora il mister veramente sta operando in maniera perfetta, perché sta tenendo tutti sulla corda, e questo secondo me aiuta anche negli allenamenti, i ragazzi che comunque non sappiamo mai chi gioca, quindi a dare tutto, a stimolarci, e secondo me ad allenarci con ancora più vigore, con ancora più intensità, che poi aiuta ovviamente tutti i giocatori. Giorgio Rovere, Piano TV. Nel momento in cui avete subito il pareggio, come dicevo prima al mister, c'è stato il rigore sbagliato, raccontaci un po' nello spogliatoio quello che è successo, perché comunque poteva essere un colpo da KO al contrario. Sì, è vero, perché diciamo che il rigore è venuto nel momento perfetto secondo me, perché dopo aver preso un gol così, secondo me anche un po' inaspettato, perché noi dal campo avevamo la sensazione che stessimo difendendo bene, che non soffrivamo più di tanto, quindi prendere un gol così, reagire subito, avere questa occasione del rigore, era un momento veramente perfetto, e purtroppo l'abbiamo sbagliato, però come hai detto poteva darci una mazzata, perché poi il Genoa sarebbe rientrato al secondo tempo con ancora più forza, più vigore, perché voleva vincere la partita, però negli spogliatoi noi siamo stati i primi a dare una pacca sulla spalla a Menez,
e dirgli che non era successo nulla, che lo avremmo fatto dopo il gol perché stavamo giocando bene, eravamo sul pezzo, quindi di non perdere energie inutili a pensare a quello che era successo. E poi infatti appena iniziato il secondo tempo abbiamo iniziato nello stesso modo, abbiamo avuto quest'altra occasione col calcio di rigore, e quindi anche questo dimostra che comunque insomma siamo tutti uniti, non c'è gente che, come si può dire, che si fa anche influenzare da queste situazioni che a caldo possono anche avere delle scaturire delle reazioni diverse. Invece siamo stati tutti concentrati e poi penso che si sia visto nel corso anche del secondo tempo. Colleghi, va bene così? Grazie.